Salve a tutti i nostri spettatori, ben ritrovati su CDC Incontra, l'appuntamento settimanale del mercoledì. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi l'avvocato Eugenio Catania del Comitato Civico Gela Brainstorming. Salve avvocato. Salve a voi, grazie dello spazio che ci state dando. Grazie a lei di aver accettato il nostro invito. Avvocato, lei appunto è in rappresentanza di questo comitato civico che insieme ad altre realtà della città di Gela, associazioni e comitati vari, il 10 aprile, quindi praticamente un mese fa, avete inviato una missiva ad una serie di autorità sia nazionali che regionali per chiedere delle spiegazioni ulteriori riguardo a dei sconcertanti eventi avvenuti il 20 gennaio nella cittadina di Gela. Allora, le chiedo prima di tutto quindi di farci una panoramica di cosa è accaduto e quindi anche qual è il contenuto della missiva stessa. Grazie. Allora, tutto è iniziato il 20 gennaio del 2022, quando, diciamo, un focolaio Covid è scoppiato tra i sanitari della terapia intensiva dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, e quindi questo ha fatto scattare, insomma, l'emergenza per i pazienti che erano già ospitati nella terapia intensiva, erano sette. E dico l'ASP, l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, che insomma ha la competenza sull'ospedale di Gela, in un primo momento, insomma, tramite indiscrezioni, cioè aveva, insomma, i parenti delle vittime riferiscono che aveva assicurato che non ci poteva essere un trasferimento dei sette pazienti della terapia intensiva perché erano in condizioni di fragilità e quindi un loro trasporto e quindi relativa, perché il trasporto poteva avvenire solamente se i pazienti fossero stati intubati e sedati per effettuare il trasporto. Sarebbe stato uno shock che a detta, dico, dei sanitari dell'ospedale, dico, tramite sempre indiscrezioni, sarebbe stato meglio evitare. E in realtà poi un paio di mattine successive al caso, i pazienti invece sono stati intubati, sedati e trasportati tramite un'ambulanza a 70 km di distanza, perché la distanza che c'è tra l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e il Sant'Elia di Caltanissetta sono 70 km, infatti in ambulanza, dico che sono una distanza ragguardevole, soprattutto riguardo, insomma, una regione che non ha, come la Sicilia, degli assi viari, insomma, degni di chiamarli così. Sono arrivato all'ospedale di Caltanissetta, e dopo, insomma, circa una decina di giorni di convalescenza all'ospedale di Caltanissetta, sono poi deceduti, insomma, non insieme, ma insomma in giorni diversi. Cioè, a parte, dico, la coincidenza temporale, no? Avviene il trasporto, successivamente, dico, i pazienti, insomma, chi più, insomma, a seguito dei giorni di convalescenza diversi, sono deceduti. Noi abbiamo delle testimonianze da parte dei parenti delle vittime che dicono che i valori dei pazienti della terapia intensiva di Gela avevano, insomma, delle condizioni migliori prima del trasporto. Avevamo dei pazienti che stavano facendo lo svezzamento della maschera, insomma, per l'ossigeno, stavano avendo dei miglioramenti, seppur lievi, in questi giorni, perché comunque i pazienti ormai avevano superato la malattia, avevano le conseguenze della malattia su, ovviamente, la respirazione, i polmoni. E dopo il trasporto i valori sono crollati. Abbiamo sempre, tramite indiscrezione dei parenti delle vittime che si informavano con i medici di Caltanissetta, che stavano tentando di stabilizzare le condizioni dei pazienti dopo il trasporto, quindi abbiamo la certezza che il trasporto sia stato, insomma, un effetto negativo che sicuramente ha inciso nella condizione di vita e nella prospettiva di vita di questi sette pazienti. Insomma, questi sono i fatti che abbiamo riportato nella missiva. E,
Noi ovviamente dico, abbiamo bisogno, dico, che qualcuno ci dia delle risposte su quello che è successo. Se è fondamentale, se insomma è normale che succede un caso a 2 anni dalla pandemia in un reparto dell'ospedale di Gela e si chiude, se non sarebbe stato, diciamo, più logico, più funzionale, sia dal punto di vista dell'ospedale stesso, sia dal punto di vista della salute dei pazienti, spostare dei medici da qualche altro posto e portarli, insomma, alla terapia intensiva di Caltanissetta, dato che comunque dovevano tamponare per un periodo limitato di tempo la situazione di emergenza. Tra l'altro, comunque, la dotazione organica del reparto non era di grandissimo numero: parliamo di un medico, un OSA, un infermiere, cioè parliamo, è scoppiato, diciamo, l'epidemia nel reparto, ma dico su 5 persone in dotazione al reparto, 3 si erano ammalate. Non era un reparto circa con 100 persone, in cui dico la sostituzione di 100 persone poteva essere una difficoltà inimmaginabile. E poi ripeto, comunque sono 2 anni che c'è la pandemia, dico, in 2 anni non ci siamo organizzati ancora per capire che cosa fare in un caso del genere. Noi lasciamo una città senza servizio e trasportiamo i pazienti da un'altra parte. E, non lo so, potremmo fare un esempio, dico, si ammala la maestra e trasportiamo gli alunni da Gela a Palermo, a Caltanissetta, perché non abbiamo gli insegnanti più. Cioè, non abbiamo gli insegnanti, non c'è possibilità di sostituirli, non c'è una graduatoria, non ci sono altre persone qualificate, quindi trasportiamo gli alunni della classe da Gela, li trasportiamo a 70 km di distanza, perché la scuola non la possiamo fare. Questa è la situazione paradossale. Avvocato, una domanda chiarificatrice. I pazienti in terapia intensiva nell'ospedale di Gela erano pazienti Covid o era un reparto di terapia intensiva aperto ovviamente a chiunque la necessitasse? Allora, per quello che abbiamo capito noi, perché diciamo le informazioni arrivano un po' così, diciamo che è un reparto di terapia intensiva Covid. Tra l'altro, dico, c'erano solo pazienti Covid, e gli altri pazienti, insomma, che avevano altre necessità, vengono trasportati in altri reparti dell'ospedale. Non vengono lasciati all'interno del reparto Covid di terapia intensiva. Tra l'altro, segnalo anche che, come voi sicuramente sapete, che insomma Gela è sede di un importante impianto industriale di Eni. Eni ha regalato alla città di Gela, all'inizio proprio della pandemia, la nuova terapia intensiva. Cioè ha stanziato dei fondi che li ha stanziati, ma ancora, dico, l'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta non ha completato le opere a 2 anni dal regalo dell'azienda Eni. Quindi viviamo ancora con la vecchia terapia intensiva, mentre questa nuova terapia intensiva, nonostante ci siano stati, insomma, i fondi messi a disposizione, non l'hanno ancora completata. Questa, dico, vi do questa chiosa. Il problema diciamo, che noi affrontiamo anche nella missiva è che questo territorio di Gela, che è composto da diversi comuni, cioè, magari quelli più famosi a livello nazionale possono essere il comune di Butera, il comune di Niscemi, perché ci sono delle produzioni locali che vengono conosciute in tutta Italia. Afferiscono tutti a questo ospedale. Questo ospedale non è dotato di reparti come l'emodinamica, come la stroke unit, che sono, insomma, dei reparti, insomma, comuni. E ormai siamo diventati esperti, diciamo, nelle questioni sanitarie, però dico, nella vita naturale di un essere umano ha molte probabilità che, superato la soglia dei 50 anni,
possa subire un infarto. Noi per i cittadini italiani residenti a Gela e nei comuni vicini, stiamo parlando di un hinterland che conta circa, se insomma li contiamo tutti i comuni, potremmo arrivare quasi a sfiorare la soglia dei 300.000 abitanti, e dico, questi cittadini che italiani ed europei che vivono in queste zone non hanno il diritto alla salute garantito, perché per intervenire in un caso come quello dell'infarto bisogna intervenire nei primi 5 minuti, questo ormai dico è assodato, e noi nei primi 5 minuti non possiamo intervenire perché dobbiamo andare a fare l'emodinamica a Caltanissetta, all'ospedale di Caltanissetta, che dista 70 km, con le strade che abbiamo noi ci vuole un'ora, quindi a 5 minuti non ci arriviamo. E caso ha voluto che successivamente al caso dei 7 pazienti della terapia intensiva è successo purtroppo un incidente grave con un'ambulanza che trasportava un malato proprio che doveva fare insomma l'emodinamica a Caltanissetta, e mi pare, dico, sono sicuro che è deceduto il guidatore dell'ambulanza. Non so cosa è successo al paziente all'interno, perché non mi ricordo dai fatti di cronaca cosa è successo al paziente che era trasportato in ambulanza. Cioè qua viviamo in una situazione in cui il diritto alla sanità è negato e diciamo il territorio non riesce a trovare un interesse da parte della politica regionale, provinciale, locale a che questo, i servizi minimi siano garantiti. I cittadini non chiedono sinceramente, sicuramente, di avere l'eccellenza dello specialista nella malattia dell'occhio, dell'operazione al tendine, insomma, che viene fatta al grande calciatore. Penso che tutti i cittadini vogliono avere i servizi minimi sanitari richiesti, quelli che devono essere fatti entro pochi minuti dall'incidente o dal fatto, insomma, che può capitare, insomma, nella vita naturale. Questo servizio non è garantito, non è garantito, ma per niente non è garantito, non c'è proprio, abbiamo anche problemi con altri reparti di cui non sto a citare perché dovremmo fare una lista enorme, ma dico una città che ospita un impianto industriale importante e impattante e non ha nemmeno un centro ustioni, visto che parliamo di questo. E il comportamento della gestione sanitaria che viene fatto su questo territorio, ovviamente non è l'unico in Sicilia, dico, ce ne saranno, dico, sicuramente ce ne sono sicuramente tanti casi, noi conosciamo bene questo. Il fatto della terapia intensiva è proprio il modo di gestire la sanità in questo territorio. Cioè, in questo territorio ci sono i subumani, e i subumani non hanno necessità di avere per forza i servizi sanitari che sono consoni, no? Non è necessario. Che cosa dobbiamo salvare? Quella è carne da macello, e la carne da macello non c'è bisogno che noi la curiamo effettivamente. Tanto se arrivano in buone condizioni a Caltanissetta, a Palermo, a Catania, a secondo, insomma, di quello che succede e di dove è il centro migliore, dico, se ci arrivano va bene, se non ci arrivano non ce ne frega niente. Ecco perché noi scriviamo alle istituzioni nazionali e alle istituzioni regionali. Certo, anche perché appunto il diritto alla salute è un diritto che, oltre ad essere riconosciuto a livello nazionale, è riconosciuto anche a livello internazionale, e infatti nella vostra missiva voi citate anche gli organi europei, proprio per far sì che questa vostra richiesta non resti inosservata a tutti i livelli. Facendo un attimo un riepilogo per chi ovviamente sì, Poi vedrà questo video, è successo che 7 pazienti che erano ricoverati nella terapia intensiva Covid dell'ospedale di Gela, dopo una fase iniziale in cui non era previsto questo trasferimento,
Poi successivamente l'azienda ospedaliera ha deciso di trasferirle a Caltanissetta, quindi a più di 70, circa 70 chilometri di distanza, dovendoli quindi intubare, magari mi corregga se sbaglio, intubare e sedare. E questo ovviamente ha comportato poi che le condizioni di arrivo rispetto alle condizioni di partenza erano completamente diverse ed erano critiche. Il tutto a causa di tre membri del personale sanitario infetti, giusto? Sì, perfetto. Cioè il reparto si è chiuso perché è scoppiato ovviamente un focolaio Covid tra i sanitari e loro non sono riusciti a trovare due, tre persone per poter tamponare qualche giorno, che tra l'altro i sanitari diciamo hanno anche un periodo di malattia, visto che comunque hanno fatto i vaccini e insomma le normative lo consentono di rimanere insomma più o meno una settimana. Ora non mi vorrei diciamo sbagliare sul punto, però sarebbe stato il caso di tamponare qualche giorno nell'ipotesi peggiore, una quindicina di giorni, non di più. Anche perché poi è strano in se stesso questo ragionamento: chiudo un reparto Covid perché abbiamo degli ammalati Covid nel personale sanitario. Cioè, è un ragionamento che ovviamente non trova una quadratura chiara, soprattutto se poi si rischia la vita di sette persone, come è successo. E lei per caso mi sa dire se c'erano dei sintomi forti da parte di questo personale sanitario oppure erano asintomatici ma semplicemente erano risultati positivi a un tampone? Questo non lo sappiamo, che tipo di sintomi aveva il personale sanitario. Abbiamo saputo che poi sono rientrati insomma a lavorare, quindi non ci sono state condizioni critiche, fortunatamente almeno per i sanitari. Quindi non sappiamo se le condizioni erano talmente critiche. Noi sappiamo sicuramente che c'erano state invece, sempre per indiscrezioni, delle disponibilità di medici di altri reparti del Vittorio Emanuele di poter andare alla terapia intensiva di Gela. Questo lo sappiamo. Non so se avrebbero causato problemi organizzativi in altri reparti, ma in una condizione di emergenza per garantire il diritto alla salute di sette persone, e visto che in due anni di pandemia non si sono interessati dei servizi sanitari che vengono dati al territorio, e visto che comunque le liste di attesa si sono allungate tantissimo, visto che insomma molte operazioni si sono posticipate, parlo anche per esperienza personale di familiari che dovevano fare delle operazioni non urgenti, ma che comunque sono state posticipate per diversi mesi, se non un anno intero. Quindi non vedo quale sarebbe stato il problema. Infatti nella missiva noi chiediamo al Ministero della Salute, al Ministro Speranza, se ha interesse su questo territorio e su questi cittadini italiani che vivono qui, e se ha interesse sul caso di mandare degli ispettori, di guardare le cartelle cliniche, di fare un'inchiesta interna. E io penso che il territorio e i cittadini che sono qui, che sono incolpevoli, residenti in questi territori, non abbiano colpe, gli debba essere garantito il diritto. Spero che anche il ministro la pensi come me o come noi firmatari della missiva. Ecco, ma qual è stata la spiegazione dell'azienda sanitaria rispetto alla chiusura del reparto? Perché lei ha detto che inizialmente i familiari erano stati rassicurati circa la mancanza di una necessità vera di questo trasferimento, che era appunto molto pericoloso per le condizioni che abbiamo detto prima. Poi a un certo punto hanno cambiato parere, vi hanno avvertito i familiari, oppure l'azienda sanitaria ha preso questa decisione e il trasferimento c'è stato senza troppi giri di parole, come si suol dire? Allora, chiarisco che diciamo risposte ufficiali da parte dell'azienda sanitaria provinciale nel caso dei sette pazienti e quando è scoppiato il focolaio non ne abbiamo avuto. Noi abbiamo avuto delle indiscrezioni, perché abbiamo avuto la fortuna che uno dei sette pazienti era un ex sanitario e quindi aveva dei contatti, la famiglia aveva dei contratti diretti con
il personale sanitario del Vittorio Emanuele, sappiamo che queste indiscrezioni che sono trapelate dal reparto, abbiamo saputo che, diciamo che la scelta di trasferire non sarebbe stata una scelta opportuna e che sicuramente non sarebbe avvenuta secondo, diciamo, i sanitari che ci hanno trasmesso, insomma, queste indiscrezioni, perché dico, la condizione di fragilità e le azioni per il trasporto potevano danneggiare ulteriormente la condizione dei pazienti. Questo dico ufficialmente, questo non l'abbiamo avuto sempre tramite indiscrezione. La risposta ufficiale invece dell'ASP a seguito della manifestazione effettuata poi a febbraio davanti all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela e l'interesse mediatico che ha suscitato la cosa, il direttore sanitario dell'azienda sanitaria provinciale ha insomma chiarito anche tramite un servizio televisivo che i pazienti sono stati trasportati in piena sicurezza, che l'ambulanza era medicalizzata e che quindi diceva lui che nel trasporto, insomma, sono state garantite tutte le cure e tutte le cose del caso, non scendendo nel particolare. E per quanto riguarda invece l'ospedale di arrivo, quindi l'ospedale di Caltanissetta, i medici hanno comunque attestato che questo peggioramento delle condizioni poteva essere dovuto proprio al trasferimento? Cioè c'è un referto medico che va a indicare comunque un peggioramento delle condizioni di pazienti che già di per sé erano fragili? Allora, noi abbiamo sempre le indiscrezioni da parte del personale medico del Santeria di Caltanissetta, ma dico, noi faremo sicuramente con le vittime un accesso agli atti e sicuramente dico, nelle cartelle cliniche ci sarà, si vedrà insomma questo peggioramento tra quelle che erano state fatte a Gela prima del trasporto e quelle che sono state fatte a Caltanissetta dopo il trasporto. Infatti noi nella missiva chiediamo che venga fatta al Ministero della Salute, dico, lo possiamo fare anche noi. Noi come associazioni abbiamo sia presentato un esposto alla Procura della Repubblica, sia mandato la missiva agli organi istituzionali nazionali e regionali. Ci possiamo anche sostituire, dico, agli organi istituzionali e farla noi l'indagine, però. Diciamo, in questa fase abbiamo preferito, diciamo, fidarci delle istituzioni, quindi dalla Procura ai massimi organi di rappresentanza di questa Repubblica, delle istituzioni di questa Repubblica, perché dico, se noi cittadini non ci possiamo fidare più delle istituzioni, non so a questo punto se dobbiamo completamente andare in autogestione, cioè ci gestiamo tutto noi e facciamo prima, no? Ci facciamo noi le indagini, ci facciamo noi la sanità e basta, no? Cioè, non avrebbe nemmeno più senso a questo punto diciamo, dichiarare di essere italiani, no? Diciamo che siamo una repubblica indipendente e ci gestiamo completamente noi da soli. Il senso dell'istituzione, il senso della vita organizzata è quella che ci sono degli organi preposti che devono fare delle cose. L'azienda sanitaria provinciale dovrebbe curare la salute dei cittadini, non dovrebbe pensare a fare economie di scala. No? Se questo è il caso del trasferimento dei 7 pazienti della terapia intensiva, cioè non si può fare una gestione pubblica della sanità dicendoci che se la diamo al privato, il privato prezza l'interesse e poi noi abbiamo una gestione pubblica che fa esattamente la stessa cosa, se non peggio, no? Perché almeno nella sanità privata almeno avrei più concorrenti privati su cui scegliere, invece io sono costretto a curarmi. Per questione di tempo, di esigenza, di opportunità nel territorio dove sto e non posso scegliere e poi il pubblico si comporta come è peggio del privato, no? È assurda la situazione, è assurda, non c'è nessuna giustificazione su questa cosa. Fermo restando, dico che in questi dico, 2 anni di pandemia hanno assunto
tutte le persone del mondo, no? Medici che facevano i doppi turni, addirittura è uscita una nota della regione siciliana in cui chiarisce perfettamente che il medico che è già contrattualizzato con l'ASP, con un ente pubblico, fa altri servizi, fa il medico di famiglia e fa il turno al lab vaccinale, e il turno al lab vaccinale non può essere considerato, non può essere considerato uno svolgimento del suo incarico pubblico, ma deve avere l'extra. No, per fare il turno al lab vaccinale. E quindi con tutti questi medici e queste persone che abbiamo coinvolto in questi 2 anni di pandemia, non riusciamo a trovare 3 persone per garantire la salute di 7 pazienti. Allora qua dico saltano tutti gli altarini. A questo punto dico la sanità, il servizio che ti garantisce il Servizio Sanitario Nazionale non è uguale in tutta Italia. E questo non è uguale in tutta Italia, perché se io da Gela, ma anche penso delle vostre zone, mi volessi curare per bene su una cosa specifica, dico, di certo, dico, nei nostri territori, a parte qualche piccola eccezione, non abbiamo lo stesso servizio sanitario che è garantito ai romani o ai milanesi, no? Perché per determinate tipi di patologie, almeno dalle mie zone, si va al San Raffaele per dirne una, o si va al Bambin Gesù, oppure quando ci sono delle cose particolari sui bambini ci sono, no, il famoso Gaslini di Genova. Quindi non è vero che la sanità nazionale è garantita in tutta Italia alla stessa maniera, c'è una bugia questa cosa, che si sappia e che ne prendiamo le conseguenze del caso se ci dobbiamo raccontare ancora queste bugie. O che si provveda almeno a dare il minimo sindacale. Ecco che poi dopo 2 anni di pandemia una terapia intensiva penso sia veramente il minimo sindacale. Voglio dire, se dopo 2 anni non si riesce a far funzionare una terapia intensiva perché non si è pronti a sostituire un personale sanitario che magari si ammala, veramente allora, come giustamente dice lei, saltano tutti gli altarini. E per quanto riguarda la missiva che è stata inviata, ricordo, il 10 aprile, attualmente da parte delle istituzioni, sia regionali che nazionali, c'è stata una risposta? Non abbiamo avuto nessuna risposta, quindi questa domanda è semplice. Non abbiamo avuto nessuna risposta. Pensiamo e crediamo che, voglio sperare che una risposta ci sia, perché tradire anche la fiducia dei cittadini, diminuire, insomma, svilire la sacralità delle istituzioni, ci dà la percezione che siamo alla fine di un'epoca, diciamo. Mi dispiace fare questo sorriso amaro, però dico, qua siamo a Gela, siamo alla fine della nazione, no? Siamo uno degli ultimi comuni d'Italia, no? In cui stiamo dando, no, un quadro di quello che è lo Stato italiano, no? Lo Stato italiano non ci garantisce il servizio minimo sanitario, dico, né nel caso dei 7 pazienti della terapia intensiva e né negli altri casi, non ci garantisce l'interesse, potrei aprire una piccola parentesi sulla crisi industriale che si è aperta nel 2014 in questo territorio, non si interessa della salubrità del territorio inquinato dall'azienda di Stato, no? Dico, non posso dire forse inquinato perché dico, non c'è nessuna correlazione tra l'impianto di raffinazione, lo smaltimento del petcoke, non c'è nessuna correlazione, però in realtà dico, noi abbiamo negli ultimi 15 anni 450 bambini malformati, abbiamo delle patologie tumorali che sono fuori da ogni schema di rilevazione insomma, di comuni normali, no? Nel mondo, quindi dico, metalli pesanti presenti nelle falde acquifere, è tutto perfettamente normale. Lo Stato non si interessa di questo, non si interessa della sanità, non si interessa del lavoro. Dico, questo che è l'ultimo comune dell'impero dà la percezione di che cosa è lo Stato. Io voglio sperare che lo Stato si interessi a questo territorio. E mi
non vedo, non ci dà le infrastrutture, no? Potrei citare anche il fatto, no, che non abbiamo ferrovie, non abbiamo strade, non abbiamo nemmeno, diciamo, l'acqua H24, no? Quindi lo Stato non si interessa di questo. Quindi a questo punto ci sarebbe una critica da fare. Infatti abbiamo scritto al presidente Mattarella, che tra l'altro è siciliano come me e come gli altri cittadini firmatari della missiva, se è normale, se loro intendono fare qualcosa, perché dico, uno Stato che ha una dignità e una percezione di quello che rappresenta, non potrebbe consentire che nella città di Enrico Mattei, dell'ENI, che ha dato, insomma, quel futuro, insomma, all'azienda di Stato, che ha subito per tanti anni un inquinamento massivo e un costo sociale talmente elevato, possa vivere in queste condizioni. Non è normale, non è da Stato normale. Io me lo posso aspettare per uno Stato che non sia catalogato tra quelli occidentali. Ecco, quindi lei dice una mancanza da parte dello Stato a 360 gradi e voi attraverso questa missiva, dico voi perché insieme a Gela Brainstorming, che è un comitato civico, ci sono altre realtà che hanno firmato questa missiva, Sì. appunto denunciate questa mancanza di assunzione di responsabilità che forse le autorità sia regionali che nazionali stanno avendo nei vostri confronti, appunto lasciando Gela, ma così come giustamente lei ha detto, la maggior parte delle comunità siciliane, o comunque parliamo del meridione soprattutto, c'è questo dislivello tra lo stile di vita, tra il modo di vivere che c'è in una parte dell'Italia rispetto a invece a quello che vediamo da Roma in su. E, nel momento in cui una risposta non ci sarà, noi ovviamente possiamo soltanto auspicarci che le autorità messe davanti al fatto compiuto si assumano le responsabilità. Ma nel caso in cui ciò non avvenga, il vostro comitato, così come le altre realtà, hanno già in mente il prossimo passo? Allora, noi abbiamo mandato la missiva anche ai deputati del territorio. Dico, fermo restando che le istituzioni possono anche ignorare la nostra missiva, e sarebbe un fatto grave, molto grave, che le istituzioni ignorano la missiva dei cittadini. Non penso che ci siano precedenti nemmeno nelle dittature più spietate, no? Di solito si chiamano il cittadino col bambino e lo baciano in pubblico per far capire che almeno sono interessati formalmente, no? Dell'immagine, quando la cosa diventa mediaticamente importante. Se non dovesse avvenire, noi abbiamo chiesto ai deputati del territorio, abbiamo degli eletti sia al Parlamento nazionale sia al Senato della Repubblica, chiederemo a loro di fare un'interrogazione formale. Se, dico, sarà necessario, una delegazione andrà a Roma e faremo, insomma, le rimostranze del caso, vediamo cosa poter fare per attirare l'attenzione, perché la cosa importante in questo momento per farla diventare un caso di interesse è farlo diventare un caso mediatico, visto che ormai le istituzioni, dico, non funzionano più, no? Se la risposta non arriva, significa che le istituzioni non funzionano più e dobbiamo trasformare tutto nel Grande Fratello. Allora, se diventa mediatico, abbiamo possibilità che le istituzioni o qualcuno che ancora magari ha interesse a fare un po' di politica cosmetica, la definisco così, magari, dico, ci dà una risposta e ci dà soddisfazione rispetto a questa missiva che abbiamo fatto, ma soprattutto che ci porti la verità su questi 7 pazienti della terapia intensiva e, se è il caso, di investire su questo territorio, sulla sanità, visto che la sanità è pubblica. Cosa ci interessa a noi se, dico, economicamente è un costo importante? La sanità è pubblica, il pubblico si deve fare carico di quelle cose che non farebbe il privato, se no la trasformiamo in una sanità privata e facciamo prima, no? Almeno così non ci raccontiamo la bugia e l'ipocrisia che c'è un servizio sanitario nazionale su tutti i comuni d'Italia. Non è così, non sarebbe Certo, così. assolutamente. E una domanda sempre chiarificatrice che mi è venuta in mente, ma ascoltando la sua risposta, perché lei giustamente ha parlato di una mancanza di verità, soprattutto nei riguardi dei parenti delle vittime che non sanno ancora
se era necessario questo trasferimento. Ecco, la mia domanda è: la causa di morte poi accertata nell'ospedale di Caltanissetta, qual è stata per i pazienti? Ovviamente Covid, sono morti per Covid, non, su questo dico dubbio non ne abbiamo, visto che dico, ci sono stati morti per Covid, non morti per Covid, quindi non, sicuramente dico, questi qui erano morti per Covid, ma giustamente sono morti per complicanze, diciamo per loro, dovuti alla malattia. Quindi non, anche perché non c'era... poi in questi due anni abbiamo, diciamo, la ricerca medico-scientifica ha compreso come intubare i pazienti in alcuni casi, diciamo, utilizzo questo termine, in alcuni casi proprio perché non voglio scendere in questa diatriba medica, ma non sempre comunque è stata utile per curare i pazienti. Quindi noi stiamo parlando di persone, certo, che magari nella terapia intensiva non erano intubate e poi per essere trasferite invece hanno dovuto fare un'ora e qualcosa di autoambulanza intubata, e questo potrebbe aver causato delle complicazioni, giustamente. E certo, un'ultima domanda per conoscere un po' la sua realtà, in generale quella di queste realtà civiche che si stanno, diciamo, opponendo alla narrazione riguardo quello che è successo a Gela. Quante persone raccoglie la Gela Brainstorming e le altre realtà firmatarie della missiva? Allora, Gela Brainstorming è un'associazione che esiste da circa 12 anni ed accoglie 11.000 persone. E il comitato spontaneo ovviamente delle vittime raccoglie i parenti delle vittime dei 7 pazienti a terapia intensiva, quindi dico saranno una trentina di persone, no? Tra familiari delle vittime, figli. La consulta dei disabili è composta da un migliaio di persone che vivono una condizione di disabilità, come facevamo riferimento precedentemente, insomma, è un territorio che vive condizioni di malformazione e disabilità dovute, insomma, a un passato industriale. La consulta dei giovani conta tutti i ragazzi, insomma, che vanno a scuola, insomma, Gela. Abbiamo visto la manifestazione che è stata effettuata, insomma, il numero era cospicuo. Mi voglio scusare, no? È il comitato dei cittadini, dei cittadini studenti, insomma, che è quello. Invece la consulta giovanile è un organo istituzionale del comune che è stato istituito, insomma, dal comune di Gela, dove ci sono le rappresentanze dei giovani, delle associazioni dei giovani gelesi. Dico, non abbiamo avuto disponibilità da parte dell'amministrazione comunale, ma abbiamo avuto la disponibilità dei giovani che hanno questo organo consultivo all'interno del comune. Quindi stiamo parlando di una missiva che è sostenuta, tra l'altro, anche le firme che abbiamo raccolto per l'esposto sono state circa qualcosa in più di 4.000 firme in una giornata di manifestazione, che le abbiamo allegate, insomma, all'esposto e presentate in procura. Ecco, parlando di giovani, poi la lascio, perché questa secondo me è una domanda interessante che poi racchiude da un certo punto di vista tutto quello che siamo detti finora. Queste disfunzioni da parte delle autorità nazionali e locali, quante persone portano poi a emigrare? Quanti giovani vanno via, secondo lei, dal territorio proprio per una mancanza di infrastrutture in questo momento acuitasi? I giovani, a mio parere, bisognerebbe fare un distinguo, no? Ci sono... i giovani devono andare a fare esperienza fuori dal proprio territorio. Il problema è se possono poi ritornare sul territorio dove sono nati per portare quelle capacità acquisite nei loro studi e nelle loro esperienze fuori dal territorio. Il fatto che, insomma, che ci sia mobilità non è un effetto negativo. Il fatto che non si possa rientrare, questo è un effetto negativo. Non si può rientrare, perché qua si fa molta difficoltà a trovare sbocchi sia lavorativi, ma sia a portare altre realtà, e comunque non ci sono i servizi. Uno
un cittadino che è abituato ad avere dei servizi di mobilità, di sanità, di studio, di diversa, anche di svago, no? Di diversa tipologia, ritornare su un territorio che non ti offre niente, penso che sia impossibile, o comunque molto difficile. Bisogna fare un sacrificio, bisogna rinunciare a delle cose per viverne altre importanti, come potrebbero essere gli affetti familiari, solo che tutti i giorni ti portano a pensare, insomma, sulla scelta di rimanere su un territorio, Certo. Avvocato, la ringrazio del tempo che ci ha dedicato, di averci fatto conoscere un po' meglio questa situazione verificatasi a Gela e ovviamente nel caso in cui ci dovessero essere degli sviluppi e una risposta anche da parte dell'istituzione, non esiti a contattarci perché è importante ovviamente poi dare un seguito alle notizie che vengono date. Vuole aggiungere qualcosa? certo, dico, ovviamente vi terrò informati per questa iniziativa, se avremo delle risposte e delle evoluzioni, qualunque esse siano, anche di altre decisioni prese dal comitato spontaneo formatosi in questa occasione delle vittime del 20 gennaio. E, vi vorrei ringraziare, insomma, del vostro interessamento, che è stato sempre, insomma, sin dal principio sul caso e sui fatti, insomma, che abbiamo riportato in questa intervista. Vi ringrazio. Grazie a lei e allora ringrazio anche tutti i nostri spettatori per essere stati con noi per questa nuova puntata di Come Don Chisciotte incontra. Arrivederci. Arrivederci.